Circa 200 lavoratori portuali di Gioia Tauro da questa mattina hanno occupato l'autostrada Salerno-Reggio Calabria in direzione nord. Un blocco che fa seguito allo sciopero proclamato nelle scorse ore, che nelle intenzioni di lavoratori e sindacati durerà almeno fino al prossimo 24 aprile, in risposta ai tagli occupazionali previsti da MCT. E mentre la situazione al porto si fa sempre più critica con le operazioni di trasbordo dei container che di fatto sono paralizzate, dal governo arrivano le prime risposte. Il prossimo 19 aprile, infatti, è previsto un nuovo incontro con il ministro Graziano Del Rio. Concluso il blocco dell'autostrada, lo sciopero continua. Quella che si sta abbattendo sul sistema trasportistico calabrese è una vera e propria tempesta perfetta. Il porto di Gioia Tauro bloccato per 10 giorni dallo sciopero dei lavoratori, gli aeroporti regionali sull'orlo di una crisi irreversibile, complicata ancora di più dagli ultimi scandali giudiziari, e la statale Ionica 106 ferma ancora allo stato di eterna incompiuta, sono solo alcuni degli esempi plastici di quella attesa ma ancora mancata rivoluzione infrastrutturale, che se compiuta avrebbe dovuto e potuto sostenere il rilancio produttivo della nostra regione. Lo dichiara il segretario generale della UIL Calabria, Santo Biondo. Davanti a questa tempesta perfetta, lamenta Biondo, la politica sonnecchia e Roma appare sempre più lontana. Al governo Gentiloni chiediamo di riattivare subito il tavolo di confronto a Palazzo Chigi con le parti sociali per rideterminare il destino di questa regione. Che fine ha fatto il piano industriale con il quale la SACAL ha partecipato e vinto la gara per la concessione trentennale di Reggio Calabria e di Crotone? Lo chiede in una nota il segretario generale della FILT CGIL Calabria, Nino Costantino, che è tornato a parlare dello scandalo che ha travolto i vertici della società che gestisce l'aeroporto di Lamezia Terme e provvisoriamente il Tito Minniti di Reggio Calabria ed il Sant'Anna di Crotone. Il sindacato ha chiesto da tempo trasparenza alla società che gestirà i tre aeroporti calabresi riguardo ai progetti futuri, senza mai ricevere risposta. Il piano industriale presentato all'ENAC contiene alcuni punti cruciali: investimenti previsti, tempi di realizzazione, riqualificazione dei servizi, capacità commerciale con i diversi vettori e soprattutto il numero di lavoratori da occupare, le loro funzioni e la loro prospettiva. E mentre la politica quasi tutta prende tempo, la procura di Lamezia e la prefettura di Catanzaro si muovono verso una richiesta di azzeramento dei vertici della SACAL, dopo gli arresti del presidente Massimo Colosimo, del DG Pierluigi Mancuso e della responsabile dell'area legale Esther Michienzi. Il prefetto di Catanzaro Luisa Latella si è rivolta all'autorità nazionale anticorruzione retta da Raffaele Cantone per chiederle di sciogliere i dubbi sulla gestione della vicenda. Di certo questa situazione non permetterà di organizzare al meglio i servizi e programmare adeguatamente la stagione estiva. Uno scontro senza esclusione di colpi. Continua la guerra fredda tra il commissario al piano di rientro del debito sanitario calabrese Massimo Scura e il DG del Dipartimento Tutela della Salute Riccardo Fatarella. Sul tavolo la mancata sottoscrizione del decreto 50, che prevedeva circa 600 assunzioni nel comparto sanitario da parte del subcommissario Andrea Urbani. Fatarella, dopo il parere del tavolo dei ministeri affiancanti che bocciava il decreto sulle assunzioni, ha scritto ai manager delle ASPI chiedendo loro di non applicare l'atto, dimenticando però di dare comunicazione a Scura. Ed è facilmente immaginabile la reazione del commissario, che non ha perso tempo per scagliarsi nuovamente contro Fatarella. La valutazione di validità del decreto, sottolinea Scura in una lettera inviata al DG, non è supportata da alcuna indicazione della norma violata ed in più, aggiunge, il tavolo dei ministeri affiancanti non ha potere legislativo. Una mossa non solo scortese, secondo il commissario, ma anche al di fuori della legge. Scura rincara la dose e ricorda a Fatarella le difficoltà delle aziende che hanno forte necessità di personale di tutti i profili. Le assunzioni, secondo il commissario, sarebbero piuttosto urgenti ed il blocco imposto da Fatarella non fa altro che aggravare una situazione già drammatica. Siamo profondamente esterrefatti dal comportamento irresponsabile che la Regione Calabria sta assumendo sulla procedura per l'avvio dei lavori del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Ogni scusa è buona, ogni ritardo giustificabile per continuare a perdere inutilmente tempo e rinviare la cantierizzazione di una fondamentale opera per il territorio e per i diritti della salute. È quanto denuncia in una nota la segreteria provinciale della CGIL di Vibo Valentia in ordine alla mancata realizzazione del nuovo ospedale cittadino, i cui lavori, nonostante le rassicurazioni della politica a più livelli, ad oggi non sono partiti dopo il blocco nel 2005 in seguito ad un'inchiesta giudiziaria che travolse i vertici dell'ASL dell'epoca.
Cosa le sembra di questo Vinitaly? No, è sempre una vetrina molto importante, io credo che sia, soprattutto per le aziende è importante esserci. Esserci anche senza fare affari, per assurdo, però esserci per dimostrare che la Calabria in questo settore sta crescendo molto perché investe finalmente sulla qualità e sul territorio. Un'offerta sempre più variegata, dicevamo, nonché qualificata. Assolutamente, il Vinitaly resta la vetrina, almeno in Italia, per quanto riguarda il vino, per quanto riguarda le aziende calabresi, è una grande opportunità di promuovere i propri prodotti in una vetrina, ripeto, così importante e così ben organizzata, devo dire, dalla regione Calabria. È molto bella, mi piace molto, devo dire che ci mancavo da 2 anni perché con l'attività politica purtroppo un po' mi sono persa, però sono molto contenta di essere venuta e soprattutto ho visto un certo fermento rispetto ai vini calabresi. È un afflusso di pubblico molto molto interessante, siamo contenti di far parte un po' del gruppo delle calabresi che tentiamo un po' di affrontare i mercati internazionali con la consapevolezza che il vitigno calabrese, i nostri vitigni autoctoni, oggi possono davvero rappresentare un'alternativa a quelli che sono i vitigni già abbastanza blasonati che sono presenti sui mercati internazionali delle altre regioni d'Italia. E c'è tanto da fare, c'è tanto da imparare, è uno stimolo nuovo, quindi sì, bisogna impegnarsi, bisogna mettersi in gioco, però paga. E in una vetrina come Vinitaly è moralmente gratificante. Quindi. Sono molto interessati, piacciono i vini perché la qualità si descrive da sola nel tempo. Quest'anno siamo soddisfatti perché rispetto all'anno scorso continua il trend in crescita della manifestazione all'interno della vetrina regionale, dove abbiamo quasi 60 aziende. È abbastanza forte e volitivo nello stesso tempo. Sì. Cioè, Ciroi è una dote che ha sulle vigne e sul vino, è una cosa riconosciuta e storica. Cosa ti sembra di questa edizione? Un'edizione curata nei minimi particolari, in quanto abbiamo la possibilità di far conoscere il Ciro, che è la DOC più famosa della Calabria, ad un pubblico di esperti. Sì, sono numeri importanti perché la Calabria, diciamo, è una grande produttrice di vino sfuso, come lo è stata in passato. Infatti la nostra storia, che viene ripresa da questi numeri, che appunto una volta la vendita del vino sfuso era altissima, oggi ci si è spostati di più alla qualità e quindi alla bottiglia. Costa Crociere sbarcata di nuovo a Reggio Calabria. Una delle più belle e imponenti navi della flotta della società genovese, la Costa Neo Riviera, è approdata nelle scorse ore nella città dello Stretto. La città metropolitana reggina dunque ritorna ad essere un punto fermo delle rotte di Costa Crociere dopo i primi e storici progetti voluti dall'ex sindaco e poi governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti e che avevano portato Reggio Calabria a diventare anche porto di imbarco. Grazie allo sbarco della Costa Neo Riviera oltre 1300 passeggeri hanno letteralmente invaso Reggio Calabria, attraversando le vie del centro storico. Abbiamo visto il lungomare e via Garibaldi, Corso Garibaldi. La cattedrale, sì, molto, molto carina, molto, molto armonica, diciamo. Ecco. È sembrata una bella città, interessante per quello che ho visto, io la parte dietro non l'ho vista, però questa qui davanti dove c'è il chilometro più bello d'Italia è bello, c'è anche il museo interessante, mi sembra tenuta bene, da ritornarci, da passarci almeno 2 giorni. Quest'anno ci saranno 6 approdi, la prossima sarà il 2 giugno, poi a luglio, ad agosto e poi ad ottobre. Un'opportunità unica per rilanciare le attività turistiche a Reggio Calabria.
Con la conclusione della Quaresima è iniziato il Triduo Pasquale, che per la Chiesa Cattolica rappresenta il cuore ed il centro di tutto l'anno liturgico. Nella maestosa cattedrale di Cosenza è stato l'arcivescovo Monsignor Francesco Nolè a presiedere la solenne celebrazione in Cena Domini, che rievoca non solo l'ultima cena, ma anche l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio. Nel corso dell'omelia, il presule ha richiamato l'attenzione dei fedeli sul messaggio di misericordia, pace e amore consegnato all'umanità da Gesù Cristo. Durante la celebrazione si è svolto il rito della lavanda dei piedi in memoria dell'ultimo atto che fece Gesù prima di essere condannato. Gesù ha lavato i piedi agli apostoli, ma gli apostoli non erano privilegiati, anzi sono stati quelli che hanno avuto più bisogno della misericordia di Dio. Così la Chiesa continua oggi attraverso le fasce più deboli, che sono simbolo di quella povertà è umana e anche morale e spirituale, che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra vicinanza. E Gesù lo fa proprio mentre si dona totalmente agli uomini per essere nella passione e poi nella morte. Così dovremmo fare anche noi. Dopo la solenne celebrazione, l'Eucaristia, consacrata anche per le celebrazioni del Venerdì Santo, è stata portata all'altare della Reposizione, dove fino a notte inoltrata c'è stata la veglia di preghiera. Il Triduo Pasquale continuerà stasera al Duomo dalle 18 in poi, con la celebrazione della Passione e Morte di Gesù e l'Adorazione della Croce. Seguirà la Via Crucis Cittadina, che partirà dalla Chiesa di Santa Teresa alle 20:30. Un'area politica e culturale che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe diventare un'associazione. A parlare è Enzo Reda, coordinatore regionale della Mozione Emiliano per la Calabria, che ieri alla Lamezia Terme ha presentato i propri candidati. Dunque, la nostra scelta di sostenere Michele Emiliano alle primarie del 30 aprile nasce esattamente da questo spirito, se vogliamo, di rivincita di un certo popolo, di una certa gente che troppo spesso è dimenticata. Ma questo naturalmente è un momento molto difficile, particolare, ma il PD, il Partito Democratico, è veramente il partito che può dare una svolta a questa Calabria, che la sta dando, che si sta impegnando moltissime. Uomini e donne che sono ormai in campo politicamente da un bel po' di anni, e quindi vogliamo veramente cogliere i frutti di quanto stiamo facendo, e soprattutto insistiamo che Renzi è l'unico leader, non solo a livello nazionale ma soprattutto anche a livello europeo, che veramente può continuare con quelle riforme che avevamo iniziato e che naturalmente poi purtroppo sappiamo come sono andate a finire. Due persone scomparse sono state ritrovate dai carabinieri del gruppo di Locri. A Bovalino, in contrada Pozzicello, i carabinieri della stazione di Careri, unitamente a personale dei vigili del fuoco di Reggio Calabria e dei volontari della protezione civile, hanno rintracciato un 83enne di Benestare, di cui era stata denunciata la scomparsa lo scorso 11 aprile. L'anziano è stato trovato in un dirupo in discrete condizioni di salute. A Locri, i carabinieri della locale stazione hanno rintracciato una 37enne di Ciro Marina, di cui era stato denunciato l'allontanamento da casa il 12 di aprile. Ignoti hanno incendiato a Vibo Valentia l'auto in uso al direttore delle Poste Italiane. L'autovettura, una Citroen C3, si trovava parcheggiata in via Alcide De Gasperi. Sul posto, per i rilievi e le indagini, la polizia, che ha acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, mentre l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale. È la 22esima auto incendiata a Vibo e provincia dall'inizio dell'anno. Oltre 4 milioni e mezzo tra uova decorative ed altri gadget pasquali sono stati sequestrati, e i rappresentanti legali di 6 società sono stati denunciati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza nel corso di interventi finalizzati a contrastare la vendita di prodotti nocivi predisposti in occasione delle festività pasquali. Le uova pasquali decorative destinate alla libera vendita sono risultate carenti dei contenuti informativi e pericolosi per i consumatori. Nella
Nella scuola dell'infanzia Evelina Cundari di Cosenza sono stati inaugurati nuovi spazi di accoglienza e l'atelier della creatività. È un bellissimo progetto che si conclude grazie anche a questa collaborazione sinergica fra il comune e nel cuore Reggio Children. Uno spazio che era abbastanza anonimo all'interno della scuola dell'infanzia Evelina Cundari, trasformato in uno spazio creativo e realizzato molto bene con materiali sostenibili, in legno. Oggi i bambini qui possono vivere e quindi formarsi, giocare in un ambiente molto più funzionale, ma anche, vogliamo, più stimolante. E quindi sono molto soddisfatto di questa collaborazione e spero che anche in futuro si possa continuare a realizzare progetti di questo tipo. La cerimonia di inaugurazione è stata salutata anche dai bambini e dalle loro famiglie. L'idea è quella di riportare qui dentro, in questo spazio, la natura, quindi molto legno, corteccia d'albero, ambienti morbidi, possibilità di fare esperienza. Quindi un ripensamento dell'aula invece che di vederla come il luogo un po' da caserma, diciamo così, un luogo creativo in cui i bambini hanno spazi a disposizione, angoli dove dipingere, dove creare, dove guardare e fare anche film in digitale, insomma si danno gli strumenti necessari per crescere i bambini, cioè creatività, consapevolezza e il giusto di strumentazione tecnologica. Il Crotone si gioca il tutto per tutto sabato a Torino contro i Granata di Sinisa Mihajlovic. Gara dura per gli squali intenzionati a dar seguito alle due vittorie consecutive con Chievo, Verona ed Inter. È un Crotone che vuole pensare solo ed esclusivamente alla propria gara senza riflettere su ciò che accadrà a Firenze, dove è impegnato l'Empoli, quart'ultimo, a più 3 sui calabresi. Da valutare le condizioni dell'esterno Bruno Martella, se non dovesse farcele, pronto Mesba. A centrocampo invece, solito ballottaggio, Capezzi, Barberis, l'attesa di Davide Nicola. È stata una settimana tosta, direi, questa, perché intanto giochiamo con un giorno in meno rispetto alle precedenti, quindi abbiamo dovuto strutturare il lavoro in modo tale da far sia recuperare, non abbiamo fatto sosta dopo la partita contro l'Inter perché non lo potevamo fare. E abbiamo avuto i tre nazionali, abbiamo avuto altre situazioni legate a qualche malessere, stato febbrile, quindi abbiamo dovuto strutturare una settimana dove poter lavorare e recuperare. Ma come sempre noi facciamo, a me interessa la parola d'ordine che è resettare sempre, comunque l'abbiamo fatto nelle sconfitte, figuriamoci se non dovremmo fare nelle vittorie. Partita sicuramente quella di Torino iper difficile, perché io conosco l'ambiente, giocare davanti a quella splendida tifoseria diventa difficile perché sono veramente un vero e proprio valore aggiunto e da questo punto di vista io ho già presentato la partita ai miei ragazzi come una delle partite più difficili che affronteremo da qua alla fine, perché in casa il Torino ha un passo da Champions, ha un attacco spaventoso, 59 gol fatti, è vero che ne hanno subiti, però è anche vero che ne hanno fatti più che subiti rispetto a noi, quindi sarà sicuramente una partita dove loro cercheranno di dimostrare che hanno delle qualità. All'andata noi abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo giocato veramente bene, poi non è andata come avremmo voluto, ma non è che facciamo più il conto su ciò che non è stato, ma mi interessa solo fare il conto su ciò che potremo ancora dare. Ultimo treno playoff per il Catania al Massimino, dove gli Etnei ricevono il Cosenza. I Lupi continuano gli alti e bassi e nell'ultima uscita hanno lasciato l'intera posta alla Siracusa. Rosso-blu con il dubbio Mungo, che si è fermato in settimana. Se la mezzala non dovesse recuperare, dovrebbe giocare Calamai. Da valutare anche le condizioni del capitano Caccetta. Sentiamo Stefano De Angelis alla vigilia. Sì, una squadra che, come ha detto te, viene da un periodo non esaltante, anche se le ultime due partite ha fatto una vittoria in casa col Francavilla e il pareggio a Vibo domenica. E, come ha detto te, entrambe le squadre sono un po' falcidiate dagli infortuni che probabilmente non permetteranno ad entrambe le squadre di avere una rosa al completo. Noi anche ieri abbiamo perso purtroppo Blondet anche ieri, che probabilmente non sarà della partita, per una botta alla schiena. Mungo, Caccetta, che si è allenato solamente ieri, quindi diciamo che anche noi siamo in perfette condizioni fisiche, però avremo comunque ragazzi che metteranno in campo la propria voglia di farsi valere, quindi problemi non ce ne saranno, meno da parte nostra.
non male, dovremmo fare una partita noi abbastanza accorta domani, perché comunque sia una diretta concorrente per i playoff, una squadra che comunque sulla carta ha giocatori di categoria superiore, anche se non stanno attraversando un buon momento, che possono fare la differenza in qualsiasi momento della partita. Sarà una partita tosta per entrambe le squadre. La Regina si presenta allo Zaccaria di Foggia da Mina Vagante tentando di rovinare, o meglio di posticipare, la festa promozione dei pugliesi. Alla capolista guidata da Giovanni Stroppa mancano ormai pochi punti per festeggiare l'imminente ritorno in Serie B. Ma gli Amaranto di Karel Zeman non resteranno a guardare e cercano punti fondamentali per la permanenza. L'allenatore Italo Boemo indica la via ai suoi. Ci stiamo preparando come facciamo per tutte le altre partite. Sappiamo che incontriamo la squadra più forte del campionato e quindi è una partita molto più difficile delle altre, soprattutto davanti al loro pubblico, però sappiamo anche che nel calcio non c'è nulla di scontato e che noi dovremmo fare la nostra prestazione per onorare la maglia della Regina e possibilmente per fare il risultato anche lì. Sappiamo tutti, non c'è bisogno delle mie parole per capire cosa può vivere una piazza che è in odore di festeggiamenti, quindi sappiamo che così come domenica scorsa abbiamo avuto un grande aiuto da parte del nostro pubblico, altrettanto lo avrà il Foggia sabato. Forse anche la possibilità di festeggiare sabato un traguardo che aspetta da 20 anni. Non credo che dopo 20 anni che si aspetta la Serie B un foggiano possa pensare al fatto che ci sono io in panchina. Magari per me è diverso perché ci ho vissuto 6 anni e andavo anche in curva molto spesso a seguire le partite, ho tanti amici di là, quindi sicuramente è un'emozione essere lì, che però, come sempre accade, deve sparire in quei 90 minuti in cui si è in panchina. Non può sbagliare il Catanzaro contro il Siracusa. Gara da vincere basta per le aquile giallorosse guidate da Alessandro Erra. Catanzaro in apprensione per il centrale Alex Sirri. In preallarme c'è Matteo Patti. Pasqualoni dovrebbe invece giocare al posto dello squalificato Esposito. Erra è consapevole che la sua squadra non ha alternative alla vittoria. Rinnovo i miei complimenti al Siracusa, a Sottil, stanno facendo un campionato straordinario. Domani ovviamente noi ci giochiamo tantissimo, loro forse si giocano poco perché hanno già raggiunto un obiettivo straordinario. Ciò non toglie che ci aspettiamo nulla, anzi dovremmo avere una grande attenzione, una grande determinazione, perché come dicevo prima potrebbe essere una sentenza per noi, ma non vogliamo che lo sia. Vogliamo vincerla per poi avere ancora quella speranza di potercela fare direttamente. No, perché noi dobbiamo fare il nostro. Poi facendo il nostro, anche se gli altri giocano prima, non ci interessa, poi lo vedremo dopo. È importante fare il nostro, perché se disperdiamo energia a pensare agli altri non facciamo nulla. Ogni domenica lo scenario è sempre cambiato. Quando vi è stato qualche risultato che sulla carta poteva sembrare scontato, ma qualche risultato un po' anomalo, un po' strano, nelle ultime partite c'è stato. Quindi pensiamo a fare il nostro e poi è normale che per farcela direttamente si ha anche bisogno di qualche risultato e non positivo da parte delle altre concorrenti. La Vibonese è costretta ad andare a fare punti a Pagani per tirarsi fuori dai guai. Al Torre, contro una squadra inaspettatamente entrata in lotta per i playoff, i rossoblù non possono consentirsi il lusso di perdere. Tanti gli ex in campo, in primis il rossoblù Silvestri. In mediana, dopo la squalifica, torna disponibile Giuffrida, che dovrebbe essere preferito a Favasuli. La squadra sta bene, a parte queste due piccole defezioni che abbiamo avuto, ma niente di grave. Abbiamo avuto questo problema con Favasuli di affaticamento e di Sicignano. Sono due casi un po' così, che venivano già da un po' di partite, che praticamente i ragazzi avevano questo problema, però poi per il resto tutto bene.
Ma per il campionato della Vibonese significa tantissimo, tanto, tanto. Noi, ho parlato anche con i ragazzi, noi abbiamo fatto un lavoro fino adesso straordinario, non dobbiamo buttare a monte tutto quello che abbiamo fatto in questo momento. Non ci, gli ho detto ai ragazzi di rammentarsi di quello che eravamo prima di queste sei partite, sette partite. Per cui sarebbe veramente un peccato, ma lo so che questa è una squadra che non mi deluderà assolutamente, è una squadra che sa quello che vuole, è una squadra che sta bene fisicamente, è una squadra che ha capito, ha recepito dopo la partita di Siracusa qual era la nostra strada per poter raggiungere la salvezza. Pagani è una scelta difficile, scelta importante, dobbiamo fare una partita importantissima, perché se non facciamo una partita importantissima raccoglieremo poco. In virtù della forza di questa squadra che gioca un buon calcio, gioca veramente bene, organizzata, allenata da un mio amico, da un bravissimo allenatore, molto meticoloso, puntiglioso, perfezionista, per cui so che si arrabbia molto quando non si fanno certe situazioni, un po' come me, no? Quindi sappiamo che questa è una squadra che in questo momento vive anche un grandissimo momento.